Se avete comprato il numero di quattro ruote di marzo, che è già in edicola, allora un'idea di questa automobile ve la siete già fatta. È la SsangYong Tivoli, l'abbiamo già guidata in Corea per voi. Però andiamola a vedere da vicino anche qui a Ginevra e vediamo com'è fatta. Di questo marchio, per la verità, era un po' che non si sentiva parlare, i modelli erano pochi e anche piuttosto datati, ma il vento è cambiato e anche per i diversamente coreani della SsangYong sta arrivando il momento buono. Sarà perché ha un nome italiano, sarà perché le SUV piccole piacciono, sta di fatto che la SsangYong Tivoli ha un posto d'onore qui nel parterre a Ginevra. Ha una bella fiancata e il tetto sembra come sospeso, appoggiato sulla carrozzeria, a merito anche di questa verniciatura di colore. In tutto è lunga 4,20 m. Dentro è stato fatto un bello sforzo per aumentare la qualità percepita. È bello toccare, è bello guardare tutte le finiture interne e devo dire anche che queste modanature satinate fanno la loro figura. Come vedete c'è spazio anche dietro, il passo non è tanto male, 2,60 m e l'altezza del padiglione è più che adeguata anche per le persone alte di statura. Per quanto riguarda il bagagliaio siamo intorno ai 400 litri con le solite funzionalità dei sedili, una cifra che però è tutta da verificare. Quello che invece possiamo verificare subito è l'allegria degli arredi interni. Si punta molto sul colore, sedili bicolori, tanti pulsanti rossi in plancia, un bel display grande per l'infotainment e la chicca finale, la strumentazione che può cambiare su 6 tinte diverse. Per quello che riguarda i motori, si è certi solo di questo 1.6 benzina da 125 cavalli che abbiamo provato in Corea, a Seul. Non tanti, non sportivi, ma certamente molto ben spalmati. In futuro dovrebbero arrivare anche le quattro ruote motrici, il cambio automatico e un'unità turbo diesel 1.6. Ma la cosa interessante per la Tivoli è il prezzo, comunicazioni ufficiali ancora non ce ne sono, ma i rumors dicono che si partirà da 17.000 euro. Insomma, una concorrente perfetta per la Dacia Duster. E naturalmente, per non farsi mancare niente, della SsangYong Tivoli è già pronta una concept con motore elettrico tutta rifinita in fibra di carbonio, di cui presto conosceremo le caratteristiche. A Ginevra è tutto pronto per l'85esima edizione del Salone Internazionale dell'Automobile. Si va dai nuovi modelli, alle concept car e agli studi di design. E noi siamo qui per farveli scoprire da vicino. Noi siamo pronti per tenervi aggiornati in diretta da Ginevra. E voi siete pronti? Restate connessi!